Ha percorso 850 chilometri, consumato due paia di scarpe e conosciuto migliaia di persone, soprattutto giovani. John Palizza, italiano di origini congolesi, è partito da Reggio Emilia il 20 luglio scorso. Attivista per la pace, marcia con il suo pesante zaino e la sua inseparabile chitarra per denunciare il genocidio che si sta consumando nel suo paese d'origine, la Repubblica Democratica del Congo, dove la guerra civile negli ultimi 20 anni ha causato 8 milioni di morti. Una tragedia legata allo sfruttamento e al commercio illegale del coltan, un minerale di cui il Congo detiene l'80% della produzione mondiale, materiale indispensabile per la tecnologia dei cellulari. Questo è il nostro disastro, la nostra disgrazia. Si muore di questo minerale, è radioattivo, sono bambini che vanno a fare i minatori, ma talmente lo Stato è stato distrutto negli ultimi 20 anni, una guerra economica che ha fatto circa 8 milioni di vittime, con 4 milioni di donne che hanno subito violenze come arma di guerra. Il suo viaggio è ripreso stamani, raggiungerà la tendopoli di Rosarno per incontrare i migranti, per poi incamminarsi alla volta della sua meta, Reggio Calabria. Ho dentro allo zaino un tricolore consegnato dal sindaco di Reggio Emilia da consegnare al sindaco di Reggio Calabria.